Il Pastaio di Brescia. Una firma italiana che piace al mondo e fa bene al proprio territorio. Perché ne esprime, al meglio, la vocazione agricolo-industriale. Una realtà che guarda al futuro con ambiziosi progetti di sviluppo. Per confermarsi come imprescindibile punto di riferimento qualitativo, sia in Italia che a livello internazionale. Non vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della pala ovale a 360 gradi. Bella giornata di rugby qui al Pagani Stadium, di là una partita under 16 con i padroni di casa e qua under 18, Viadana contro Robato. Terzo tempo di cosa? Dell'under 6 e dell'under 8, del mini rugby. Bella, bella questa nuova location che avete, Sì, bellissima, almeno stiamo tutti insieme e si può. Infatti, ho visto che ci sono ragazzi anche del Gusago, Franciacorta, un po'. Ci sono 12 squadre under 8 e 5-6 under 6. E adesso il bello che ci dà l'under 16 di là e l'under 18 qua, esatto. Contro Viadana, insomma. Siamo tutti qua. Jug de rugby, come lo chiamo io, no? Una bella giornata di rugby. Esatto. Okay? Va bene, buona continuazione. Ciao. Eccoci qua, le mamme, meno male che ci siete voi. E ritroviamo anche i bimbi del Lume qua. Assolutamente. Una bella mattinata? Una bella mattinata, un torneo organizzato molto bene, molto bene, molto ben organizzati. Terzo tempo andato molto bene. Bella questa nuova location, qua con questa. Molto bella, molto bella, si sono divertiti un sacco, tutto molto bene organizzato. Quindi obiettivo. Una grande mattinata. Obiettivo raggiunto, diciamo. Divertimento raggiunto. Okay. Io ti conosco, ma chi non ti conosce, presentati, chi sei, il tuo ruolo. Roberto Parisi, under 8 Lumezzane, alleno l'under 8, l'under 6. E stiamo lavorando bene, i bambini ci sono, stanno arrivando al campo, un bel movimento. Salutiamo i vostri gladiatori. Ciao. Sta avanzando il Robato, pericolo di meta. Robato contro il Viadana under 18. Vediamo il bello del nostro rugby, il rugby italiano, pericolo, pericolo, arbitro Gnecchi che ieri a Roma, ragazzi, guardate, ai. Dai, Robato! Vai ancora, dai! Insieme, vai! Vai, Spigi! Vai! Metà! Che tenerezza! Io la chiamo Jug de Rugby. Siamo con il direttore of rugby del
del Rovato, una bella giornata di rugby, così dai, in italiano. Raccontami come si sta articolando. No, è una bellissima giornata perché stamattina ci sono stati i concentramenti under 6 e under 8 con 12 squadre under 8 e 8 under 6. Adesso stanno giocando in contemporanea la 18 e l'under 16, dopo avremo la prima squadra. Abbiamo Luis che è andato fuori casa. Stanno anche comportandosi bene i giocatori, non so come sarà il risultato alla fine, ma intanto una meta vostra. Siamo al quinto minuto del primo tempo, quindi di sicuro non si può parlare del pronostico della partita, però siamo qui per giocarcele sia qua con l'Under 16 che con la 18, faranno tutto quello che devono fare i giocatori in campo, stanno lavorando e crescendo, questo siamo contenti. L'obiettivo era nel campionato sia Under 16 che Under 18 migliorarsi progressivamente tra l'andata e il ritorno, e questo sta succedendo. Invece per voi avete un big match contro il Cernusco, che Cernusco ti aspetti? Sicuramente tenterà di affrontarci a giocare a viso aperto, hanno un buon pacchetto di mischia, noi dovremo tentare di imporre il nostro gioco e tentare di proseguire partita dopo partita nel progetto che abbiamo. Gira e regira, il divertimento è sempre una cosa seria, penso. Sempre una cosa seria, nel senso no, la cosa bella è che i ragazzi, secondo me, un po' in tutto il club si stanno divertendo e insieme stiamo crescendo seriamente, quindi manteniamo il life motive. Fabio, allora, te come ha detto la comunicazione del Rovato, che partita troviamo adesso? Beh, sul campo 1 del Pagani stanno giocando per il girone Elite Under 18, Rovato, che in questo momento sta vincendo 10-0 con due mete, diciamo avvio proprio a sorpresa. Sta giocando contro il Viadana, che è la capoclassifica, insieme con il Calvisano. Sul campo 2 il Gigi Mondini. Abbiamo sempre per il girone Elite Under 16 Rovato e Cus Torino. Abbiamo visto 5 minuti fa un calcio piazzato del Rovato, che penso che stia conducendo 3-0 in questo momento. Invece il pomeriggio di rugby Serie C, partita contro Cernusco. Partita contro Cernusco, partita di cartello, perché sono le due squadre che hanno vinto le rispettive pool 1 e 2 nella fase di qualificazione per la pool promozione. Cernusco viene da una vittoria con ampio margine in casa con il Lainate, noi abbiamo vinto diciamo bene con una buona prova contro i Lions, quindi si prospetta una bella partita, penso a viso aperto, giocata a viso aperto tra due le squadre. Speriamo che vada bene, soprattutto per noi. Buona continuazione, Fabio. Rovato, Rovato, Rovato. Vantaggio, vantaggio, pericolo, pericolo, pericolo. Dai, Rovato! Meta, 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 meta. Yeah.
ha fatto questo tutto lo scorso. Davide! Quanto stanno facendo di là? Di là stanno vincendo. Quanto? 7-0. Anche 7 metri o una metà? No, è una metà. Cosa è? Dico, sei bellissimo, ma non sei bellissimo. Dico, non sei bellissimo. Vai, Dano. Dico, sei Federico. Attento. Dano, che ti cosa vuoi dire così? Fuori. Che categoria siete voi? Under 14. Ok. Salutiamo chi? Salutiamo Under 14. Salutiamo Piero, il nostro allenatore, che è stato operato qualche giorno fa. Piero? Piero, nome, cognome? Zucchi. Ah, approfitto anche io. Bravo. Salutiamo Piero Zucchi, che è stato... Ciao Piero! Ciao Piero! Ciao Piero! Che carini. Mischia 5. Raccontami la metà, perché non era a fuoco la telecamera, ma la devi raccontare te la metà. Com'è stato? In pratica ha preso la palla e ha fatto tipo una Veronica e è riuscito a entrare in mezzo. Dopo c'era una mischia prima, no? C'è sì, stata una mischia. Sì, c'è stata una mischia. Mischia 5. Perché hanno annullato la meta, l'hanno tenuta alta. Sì, no, non era chiaro, l'arbitro non l'ha visto, quindi ha fatto la mischia 5 e dopo la mischia si è rialzato. E hanno fatto meta. Grazie, tuo nome? Tommaso. Bravo Tommaso. Wow. Dai ragazzi, stiamo tirando lì, eh? Mamma mia. Bro! Fanno, fanno avanti! Anche nostra! Muori tu, Smacchi! Ma veramente cazzate fuori!
di 89, ha dato 5 minuti. Pieno terzo tempo, allora facciamo così. Prima di tutto vi presentate, voglio il vostro nome, nome, cognome, ruolo, ok? E da quanto tempo che giocate a rugby? Cominciamo. Manenti Andrea, flanker, gioco a rugby da 7 anni, ho fatto le giovanili al rugby Valle Camonica e sono ormai 4 anni che sono qua a rugby Rovato. Marco Galli, pilone, gioco da 8-9 anni, sempre qui a Rovato. Fuori, fuori! Bello! Oh, la ciappa! La ciappa! Vieni là! Vai, 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 vai! Mamma mia! Per il risultato eloquente, quindi, però, per voi cosa ha significato? Sempre bello vincere con delle squadre che alla fine ci mettono la voglia e la grinta, e è stata una bella partita, siamo riusciti a fare molte robe che abbiamo provato in allenamento e è stato bello. Ha perso il collo, però da anni ormai. Hai Giorgio, finché spingi. È stata una bella partita anche per me, ci siamo divertiti, è stata una bella giornata, fa sempre piacere quando ci sono tante persone a vederci, è giornata di rugby oggi. Giur del rugby, come lo chiamo io, a chi dedichiamo questa vittoria? La dedichiamo al nostro compagno di squadra Ludovico Lupo Loda, che è un grandissimo giocatore e è il nostro pazzo amico. Pazzo di rugby Lupo. E Stefano Tebaldini, grande giocatore del Lume. Bravi ragazzi, bravi. Avessimo dovuto partire con il piede giusto, credo che la meta nei primi minuti ci abbia messo sulla strada giusta. Dovevamo anche dare un segnale rispetto alla sconfitta di domenica scorsa, non tanto al campionato che è appena iniziato, ma quanto a noi stessi dopo la sconfitta a Treviso. Quindi sono contento non solo dei 5 punti, del fatto che si è cercato di attaccare molto in tutte le zone del campo. Pecchiamo ancora di qualche errore e qualche imprecisione in fase difensiva, dobbiamo sicuramente metterla a posto, quindi gli argomenti dei prossimi allenamenti sarà sicuramente la difesa. La chiusa, direi che la chiusa è stato il punto di forza per permettere l'utilizzo di palloni in avanzamento, e la conquista non è mai stata in discussione, anzi forse siamo riusciti anche a rubare qualche mischia sulla pressione. Una meta di Rizzo è venuta proprio da una mischia introduzione Mantova persa e la ripartenza di Rizzo che schiaccia la palla in meta. Ciao!
Io credo che questa, che quella prima meta sia un po' l'emblema di questa partita. Siamo entrati in campo completamente assenti, io credo che non abbiamo mai giocato così male, quindi l'unica cosa che mi viene da pensare è che sono giornate che possono succedere e c'è solo da sperare che non succedano mai più. Non abbiamo mai durante tutto questo campionato fatto una partita così moscia, così senza carattere, così senza intensità, così senza cattiveria, così senza voglia di giocare. Non. Prendi su! Oh no! Bravo! Tu hai fai alleni giovani. Ci godiamo intanto un po' la pausa e facciamo un po' di mente locale sugli obiettivi del campionato, del prossimo campionato. Dalla Francia Cord siamo arrivati qua a Leno. Alla Bassa Bresciana, eccoci qua, jour de rugby. La Bassa Bresciana per il girone. Per il girone sviluppo, lo chiamerei io, andiamo al clubhouse. Francisco,
anche a scuola quasi sicuramente. Dai. Ma scusami, non ci dobbiamo andare un'altra volta in... Dai! Buono, bravo, riesce ad affrontare, sì, ottimo buco, forti, no, sei ancora sotto, bravo. Finisce così il primo tempo, il 40esimo vita del numero 12 Carrara Alessandro, trasformata da il numero 9 Zanetti Marco, giocatore trasformato dalla prova di Transporti di Ghedi, punteggio dell'incontro alla pari 7-7 in questa prima frazione di gioco. Per la Bassa Bresciana il numero 9 Solazzi Matteo, punteggio Bassa Bresciana 12, Quel Verona 7. Il numero 12 Alessandro Carrara trasforma il numero 10 Marco Zanetti, giocatore adottato da Trani Trans Trasporti di Ghedi. Quindi risultato parziale? Risultato parziale Massa Bresciana 19, Quel Verona 7. Sì, la benzina e forse anche la panchina. Sì, ho visto. La quarta meta viene segnata dal giocatore con la maglia numero 6, Ozan Francesco Azzita. Parziale Massa Bresciana Leno 24, Quel Verona 7. Chi l'ha fatta? Vediamo, adesso sentiamo. Che ha cliccato. Minuto 71. Meta della Bassa Bresciana con il numero 12 Alessandro Carrara. Chi? Errata corrige con il numero 15 Visini Marco. Punteggio attuale Bassa Bresciana 29, West Verona 7. È il punteggio della nostra squadra 29. Stiamo vincendo 29 punti a 7. Può passare, finita qua. Giorgio Bonato, capitano di questo West Verona.
la domanda solo spontanea: cosa è successo? Perché nel primo tempo eravate una squadra, nel secondo meno. Che è successo? Raccontami. Non lo so. Siamo partiti benissimo, abbiamo fatto tutto bene, poi probabilmente un calo di concentrazione nostro, una meta loro nelle ultime fasi, siamo forse crollati da quel punto di vista lì. Abbiamo dato tanto il primo tempo per tenere fisicamente, quindi era tutto perfetto, ma tutto, sì. Tutto lì. È bastato un secondo, abbiamo avuto un grosso colpo col 10 e sai bene quanto il 10 sia importante nel movimento dei tre quarti, e quindi lì c'è stato un cambio tra mediano di mischia 10, e quindi una cosa che avevamo fatto molto bene nel primo tempo era quella sulla quale avevamo lavorato. Primo tempo molto bene loro attaccavano. Noi ordinati, Brian e i nostri ragazzi abbiamo lavorato bene nella difesa e in campo si è visto, hanno fatto una sola meta con 30 minuti dentro la nostra metà campo, di cui 20-25 addirittura dentro le nostre 22. Noi avevamo pochi palloni, facciamo tanta fatica sulle fonti di gioco, la loro mischia era ben organizzata e anche la loro touche. E il vento a sfavore nostro e una formazione non con i nostri calciatori ci ha messo un po' in difficoltà. Abbiamo sbagliato diverse rimesse laterali, ma anche calci di posizione di strategici. Poi secondo tempo abbiamo sistemato le cose, abbiamo spostato dei giocatori, abbiamo preso le misure con la mischia, abbiamo chiesto cose diverse e abbiamo finalmente avuto i palloni per giocare, e questo ci ha portato buono, perché con la palla in mano abbiamo dato una bella accelerata, abbiamo preso tanti canali e 4 mete nel secondo tempo sono tanta cosa per noi. Una bella prestazione ai ragazzi, ho appena finito di dirglielo. Sul piano mentale non hanno mai mollato il primo tempo, sono stati capaci di accelerare e questo ci ha portato la partita così, la partita a casa. Raccontiamo un po' quello che si sente quando hai anche il bimbo fuori. Vieni Edo. Edo, che c'era vicino a me, la mia postazione. È stata una partita bella tosta, perché il primo tempo loro erano più forti, dai. Sì, no, abbiamo sofferto un po' fisicamente, ci siamo intestarditi a giocare sempre lì, non abbiamo mai spostato un attimo il pallone. Poi secondo tempo, secondo me, un po' loro sono calati, gli è calata un po' la benzina, noi abbiamo cambiato un attimino modo di giocare, abbiamo evitato qualche frontale e basta, poi da lì è stata un attimino in discesa. Però non è stata, il primo tempo è stata abbastanza dura, sì. Infatti, parliamo un po' di te, dai, da quanto tempo giocare il racconto? Il nome completo, dimmi tutto di te. Ah, io ho finito, mi mancano 8 partite, poi ai 42 smetto e faccio il papà. Quindi, a tempo pieno? A tempo pieno, perché questo è il grande, poi ne è uno un po' più piccolo. Vieni, dimmi amore. Sì, adesso vengo a giocare. Sto facendo l'intervista alla mamma. A chi dedichiamo? Dobbiamo dedicare alla mamma, perché sì, la pazienza della mamma, delle mamme è una roba fondamentale. Io gioco, lei sta a casa a fare la mamma, quindi direi che al momento la dedica è sua. Nome di tua moglie? Giulia. Ok, dedichiamo a Giulia allora. Dedichiamo a Giulia. Okay, ciao, grazie, ciao. Grazie, ciao a te. Ciao. Vieni, amore. E adesso sì, momento del terzo tempo. Il bello della diretta, ragazzi, qua. Eccoli. Voglio sentire un tifoso. Va bene? Lorenzo tifoso. Lorenzo tifoso, raccontami, che partita hai visto? Partita bella. Sì? Che belli piaciuti di niente. Cioè, dove è stata la chiave secondo te? È stata un po' l'unione della forza della squadra. Il secondo tempo soprattutto, no? Perché comunque erano diversi infortunati. Benissimo, adesso chiediamo alle tifose anche. Allora, sì, tu, che partita hai visto te? La mia giornata di domenica l'ho passato volentieri qui a Lavasa, una partita sofferta, eh? Sì, il primo tempo. Guardando anche la formazione del West Verona, schieravano in campo giocatori di esperienza, pesanti, in mischia, ci hanno messo in difficoltà e la partita è stata equilibrata nel primo tempo. Fortunatamente sui cambi abbiamo giocato meglio e nel secondo tempo ci siamo sbloccati, diciamo. Ho visto che c'era bel colore, atmosfera,
Devo dire che sì, noi cerchiamo sempre di accogliere il nostro pubblico, di farli sentire partecipi all'incontro, abbiamo musica e è bene così. Avevi anche un'iniziativa che si chiama quella di adottare un vostro giocatore, racconta cosa, il significato di quell'adozione. Sì, noi come ho ripetuto più volte al microfono, abbiamo questa iniziativa ormai da 2 stagioni che chiediamo ai nostri partner, chi ci vuole dare una mano, di adottare proprio un atleta. Una parte di quello che decidono di darci andrà direttamente all'atleta e una parte resta alla società. È un modo per farci aiutare anche dei nostri atleti, da qualcuno che abbia piacere ad aiutare personalmente una persona, un atleta, è buono così. A chi salutiamo? Così vado in, parto in Franciacorta adesso. A chi salutiamo? Salutiamo tutti i giocatori che oggi hanno dato il loro contributo per riuscire a salvarci da questo girone salvezza. Eccoci qui sul campo del Botticino Rugby Union. La partita odierna contro il Castellana si conclude 15-13 per la squadra del Botticino. Una vittoria difficile che ha richiesto molto impegno da parte dei ragazzi. Sicuramente i ragazzi sono stati bravi, non era facile portare a casa questa partita perché ci rendevamo conto che costruivamo tutto e però non riuscivamo a finalizzare per un motivo o per l'altro. E mentre gli avversari molto bravi, una squadra tosta, nelle uniche occasioni che hanno avuto hanno materializzato il loro possesso, finalizzato a fare i punti. Bravi ragazzi che hanno lottato fino alla fine, hanno avuto pazienza e ci portiamo a casa questa vittoria che ce la godiamo e guardiamo di volta in volta le partite che andremo a fare. Adesso ci aspettano 2 trasferte importanti, di cui una a Verona che è la capolista. Chiediamo anche al nostro capitano Soldi Lucio di dirci qual è stata l'impressione dei ragazzi in campo, com'è stata la partita odierna. Noi di sicuro abbiamo dato tutto fino all'ultimo, siamo riusciti a portarla a casa. In campo è stata dura, loro non hanno mai mollato niente, hanno sfruttato al 100% i nostri errori e le nostre criticità, soprattutto con un arbitraggio purtroppo non all'altezza dal mio punto di vista, e dobbiamo imparare anche questo, io per primo, perché ho rischiato di far perdere la partita ai miei, però sono stati tutti fantastici, è andato il 1000% e l'abbiamo portata a casa grazie a un calcio alla fine e per fortuna. Go!
Come ha visto questa partita, come ha visto i propri ragazzi e quali siano i punti di forza che i loro ragazzi sono riusciti a portare sul campo? Beh, la partita è stata vinta, secondo me, meritatamente dal Botticino. E noi abbiamo avuto una percentuale di palloni giocabili in proporzione ridotta al 20% forse, e con questa percentuale siamo anche riusciti a stare a galla. E poteva finire anche molto più roboante il risultato, però sai, noi abbiamo affrontato la partita forse un po' sottotono. Una squadra, diciamo, per tre quarti abbastanza giovane e non riesce a mantenere forse la concentrazione per lungo la con parte. Una certa continuità. Sì, la partita fisicamente per noi è stata tosta, in quanto il Botticino fisicamente, secondo me almeno, era messo meglio di noi. Abbiamo visto sia sugli impatti, sia in mischia chiusa, abbiamo sofferto troppo. Sì, forse in qualche occasione ci poteva essere un arbitraggio più a favore del Botticino, diciamo, però credo che tutto sommato abbia diretto bene l'incontro. Per i pochi palloni avuti siamo stati anche bravi a stare a galla fino all'80esimo, diciamo, però soffriamo i pochi numeri in prima linea che non ci permettono di avere un livello adeguato, diciamo, e quindi soffriamo in parecchie partite. Cosa vi posso dire? Il Botticino porta a casa anche quest'oggi il risultato. Le ultime partite sono per noi delle partite importantissime per raccogliere quei punti che ci daranno l'opportunità forse di riuscire a concludere questo campionato primi in classifica. Vi ringrazio ancora dell'attenzione, del tempo che avete voluto dedicare alla nostra squadra, e vi invito a venire a vedere le nostre partite prossimamente. Grazie mille a tutti e buona serata. Tu in testa, Rosso, fino a me. Siamo in piena serata Oldies di mercoledì, momento anche nel nostro programma di Tutto Rugby di parlare di quello che è la domenica mia, la tua, le nostre domeniche del rugby di base. Quindi in primis Diego Vaiguera, uomo della Franciacorta, cosa hai vissuto questa domenica? Io devo dire che mi sono divertito a vedere la partita del mio Franciacorta, è stata una partita piacevole, ho visto una squadra che aveva voglia di giocare, questa è una cosa che mi ha fatto estremamente piacere. Non ho visto la partita della domenica prima a Castelfranco Veneto contro il Castellana. Mi dispiace perché poi so che hanno perso contro il Botticino e so che il Botticino ha vinto all'ultimo minuto, è stata una partita combattuta, mi fa pensare questa cosa, però sono fiducioso per il proseguo. Per quanto la mia domenica, ho visto la partita del Botticino in casa contro il Castellana, è stata una partita molto combattuta perché si è decisa all'ultimo secondo con un calcio che ci ha consentito di ribaltare il risultato, perché eravamo sotto 13-12, abbiamo vinto 15-12. Forse il tabellone non rispecchia i valori in campo, perché il pack del Botticino, come spesso succede, si è imposto ma non è riuscito a
a concretizzare in punti e in mete questa superiorità. Questa mia analisi è condivisa anche dagli amici di Castelfranco Veneto, che sul loro sito infatti esaltano il muro difensivo fatto dal loro pack nei 5 metri loro, che ha consentito di non subire quel numero di mete che forse probabilmente ci poteva anche stare. Comunque noi che siamo oldies ci piace comunque la domenica o sabato domenica seguire questo nostro rugby di base, giusto? E il significato qual è soprattutto questo? Perché noi nel nostro programma facciamo anche rugby d'eccellenza, il Pro 14, significa che secondo me è fondamentale, giusto? Assolutamente fondamentale, è importantissimo anche perché la provincia di Brescia conta tantissimi tesserati, sicuramente ci sono squadre di livello, vedi Calvisano, vedi Brescia, però la maggior parte dei tesserati sono quelli che vengono dal rugby di base, sto parlando dei settori giovanili, che arrivano in prima squadra nelle squadre che giocano in Serie C. C'è comunque un ottimo rapporto tra tutte le società, ci si conosce, c'è la possibilità di vedersi, di confrontarsi. Beh, questa è l'essenza dello sport dal mio punto di vista. È lontano sicuramente da quello dei professionisti, però è grazie a questo modo di far vedere, di rappresentare il nostro sport che ci permette anche di differenziarci un po' dagli altri. Quindi io sono molto contento che si parli di rugby di base, sono contento di occuparmi del rugby di base, sono contento di occuparmi prettamente dei ragazzini, perché comunque io personalmente seguo i ragazzi dall'under 6 all'under 12 e 14 anche, e quindi anche la possibilità che ci sia visibilità, che ci siano delle persone che si interessano a noi, è molto importante. La dimostrazione di quello che stava dicendo l'amico Diego è anche su questo sviluppo che c'è stato questa stagione degli allenamenti congiunti, cioè sono stati tanti allenamenti congiunti, Rovato con il Lumezzane, Lumezzane con il Botticino, il Franciacorta con il Lumezzane, cioè anche per dare un po' di per variare un po', per scambiare delle opinioni, per scambiare diverse idee e i modi di giocare. Quest'anno sono molto di più degli anni scorsi, ho notato questa sinergia, questa voglia di fare gruppo insieme, di crescere insieme. Infatti adesso in questo momento di sosta, perché adesso per 3 settimane la C1 non giocherà, la C1 Elite non giocherà, io so che per esempio il Botticino ha già in programma un allenamento congiunto con il Lumezzane e credo anche uno con la Bassa Bresciana, che adesso essendo nel girone di salvezza è disponibile per fare qualcosa insieme, insomma, anche perché Maurizio Bonaldo ha una storia, no, con il club della Bassa Bresciana. Adesso per concludere, la squadra faro comunque del nostro territorio è il Calvisano che aveva una trafferta molto impegnativa e insidiosa a Reggio, quindi adesso andiamo a vedere questo ultimo servizio. Arbita il signor Angelucci di Livorno, l'assistente Elia Rizzo, che è anche un internazionale a livello arbitrare, con Giovanelli come altro assistente. Poggio Polini è il quarto uomo, diamo anche lettura delle panchine, Luciano prima di cominciare, con Calvisano che si presenta con Luccardi, Gavilite e Cafaro come prime linee di cambio, Cavalieri in seconda linea come possibile sostituto, Pier Bruno, Consoli, Alessio Sdrilic e Zanetti a completare la panchina scelta da Brunello, Manghi a sua volta, sempre anche lui con tre prime linee, come ovvio, Gatti, Sacca e Celona per dare il cambio di davanti, Balsimini dall'acqua per il cambio in seconda e in terza linea, Ferrarini, Fontana e Visagi per quelli che sono il resto dei cambi. Interessante notare che Manghi porta Visagi come ultimo cambio ed è un uomo di mischia, quindi probabilmente Manghi punta su una forza della mischia da mantenere a un certo livello per tutti gli 80 minuti della partita, perché prepara le 6 nazioni che comincia settimana prossima. In più c'è da far notare due fratelli che giocheranno, uno in una squadra e uno nell'altra, Rimpelli pilone per il Calvisano, reggiano, reggianissimo, e il fratello terza linea a Reggio.
C'è subito un errore di ball handling da parte di Calvisano, che è stato forse questo nella partita contro i Medicei il punto dolente dell'attacco di Massimo Brunello. Tanti errori di ball handling, tanti palloni caduti per terra. Questo può agevolare Reggio, che magari in mischia chiusa ha qualcosa da dire in più rispetto magari a un gioco a largo. E allora c'è la prima mischia con l'introduzione che sarà per le mani di Matteo Panuzzi, che è anche lui un ex nazionale under 20, anche lui è reduce dal mondiale in Georgia ed è anche permit player per le Zebre e ha fatto qualche allenamento qualche settimana in ritiro con la squadra di Parma, che disputa il Pro 14. Allora vediamo subito se Reggio riuscirà a imporre un po' la sua legge lì davanti. Subisce forse un po' l'ingaggio, cadono le prime linee, calcio di punizione libero, si gioca velocemente con Ferrarini che trova su Nilila, pallone messo fuori, arriva Panuzzi a pulire, Devodie scarica verso Duprez, che deve mantenere il possesso del pallone, forse placatore di Calvisano, che ha rotto la via, tutto buono, si può continuare a giocare. Allora Mogliano può esplorare lo spazio a largo, dove trova Chiesa che sposta molto bene le mani fino a Mortali, viene placata e portata a terra. Calvisano sarà senza il numero 10 per impostare l'azione, allora prendono e vanno dentro gli avanti con Leso, che viene placata e portata indietro, ottima la difesa di Reggio che guadagna qualche metro, pallone ancora spostato da Calvisano, che fa un altro setup, ma non è un setup a guadagnare metri. Allora si va con Martani, che viene portato a terra, poi il pallone messo alle spalle della prima linea difensiva di Reggio. Touche, vediamo se l'ultimo tocco è reggiano, se l'ultimo tocco è di Calvisano. No, l'ultimo tocco è di Calvisano, e allora Reggio beneficia di un lancio in touche. Ottima fino adesso la difesa di Reggio, che Luciano abbiamo visto non ha concesso mete ed è riuscita anche a scalare molto bene al largo su una situazione di palla recuperata dinamica molto difficile da difendere contro un triangolo allargato di Calvisano e in generale una linea di tre quarti di Calvisano molto veloce e molto rapida. Ma il fatto che Calvisano a un certo punto dopo quattro fasi sia stato costretto al calcio indica la buona organizzazione difensiva di Reggio. Ottimo pallone intercettato da Duprez in touche, si forma la maul di Reggio, forse uno dei marchi di fabbrica della squadra di Manghi per quello che è stato questo campionato, anche il campionato scorso. Calvisano riesce un po' di sassare, forse c'è qualche entrata laterale, pallone che adesso non è visibile, eccolo che esce per le mani di Panuzzi, che decide di usare il piede e andare a esplorare la ricezione del triangolo allargato di Calvisano, ottima in questo caso, pallone recuperato da Marco Susio, viene placcato, portato a terra, e allora palla ancora per Calvisano, che gioca alle spalle della mischia per Mortali, che può esplorare una superiorità a largo, si va con le mani, l'incrocio per Chiesa che viene deborda e rientra su D'Azilio, viene placato e portato per terra, pallone che esce non molto controllato, riesce a ripulire tutto col numero 7 Matteo Archetti, placati e portati a terra i giocatori di Calvisano che sono dentro i 22 di Reggio e possono anche ambire a qualche punto, pallone spostato sulla schiena fino a Mortali che fissa e non sposta il gioco, poi arriva fino in meta e allora Andrea Martani segna la prima meta dell'incontro dopo appena pochi minuti. Reggio, forse Luciano in questo caso difensivamente non ottima nella salita a largo, due buchi trovati spostando soltanto il gioco fino a Mortali, che è stato molto bravo a esplorare la difesa di Reggio in quella situazione. Sì, hai detto giustamente, c'è un ritardo della salita difensiva del Reggio, un ritardo che è stato sfruttato molto bene da Calvisano, che tra l'altro attacca molto profondo quando gioca a largo, il che vuol dire che ha fiducia. Non si è visto in queste prime due azioni, effettivamente su contro un attacco che sale, intanto trasforma. Sì. Difficile pulire questo pallone per Calvisano, che adesso prova ancora a esplorare il lato destro, placata e portata a terra, ottimo placcaggio di Enrico Manghi che riesce a fermare l'avanzamento della squadra campione d'Italia in carica. Allora ancora Giovanchelli a portare ancora avanti il pallone, portato a terra, Reggio che mantiene la linea di difesa a 7-8 metri dalla linea di meta, adesso buco interno trovato da Calvisano, però arriva corto il giocatore bresciano, pallone che va per le terre, Mortali sposta molto bene con le mani, si arriva verso l'ala, ristep interno del giocatore di Calvisano che però non riesce ad arrivare oltre, non riusciamo esattamente a dirvi di chi è stata, siamo troppo lontani per stabilire anche chi sia il numero. Allora Calvisano questa volta va oltre di peso e di fisico e segna la seconda meta dell'incontro, la segna Tuivaiti, e allora Calvisano che ha pieno sfrutta la superiorità numerica dovuta al giallo di Duprez a questo punto. Luciano, Reggio costretta a usare dei pick and go, l'arbitro non indica più il vantaggio in corso. Siamo senza vantaggio, allora Reggio non gioca più gratis, deve cercare di portare a casa dei punti. E allora ancora dei pick and go probabilmente lì vicino. Da qua devo dire, parte, prende, va. Si fa altri metri, adesso ancora vantaggio contro Calvisano. A questo punto si potrebbe veramente vedere un giallo contro il campione d'Italia, va oltre. Reggio segna la prima meta del suo incontro. E la segna, da qua si direbbe, faccio fatica io, Luciano non so se tu hai una vista migliore della mia, siamo veramente molto in alto, il campo è veramente molto grande, è molto complicato stabilire chi ha segnato, forse Panuzzi stesso raccogliendo la palla da mischia. È una meta sacrosanta, meritata,
riequilibria un po' il punteggio, il vantaggio del Calvisano così ampio non era giustificato dal volume di gioco. Vediamo se questo darà nuova energia a Reggio, che sta rientrando in partita. Allora, meta, posso confermarlo, è di Panuzzi, che ha fatto un pick and go vicino a quelli grandi e grossi, che denota tanto coraggio del migliore di Mischia di origine romana. E adesso Reggio che si avvicina, perché siamo 14-17, deve ancora trasformare Marcantonio Gennari, che finora è un 3-3, e ci sono tutte le premesse perché mani dentro anche questo. Sarebbe a questo punto Reggio sotto soltanto di uno, quando siamo abbondantemente oltre la prima parte del primo tempo. E Reggio che capitalizza finalmente, possiamo dire, Luciano, un volume di gioco veramente molto importante usato in questi primi, soprattutto in quest'ultima azione, in maniera intelligente hanno giocato stretto dove è il punto di forza del Reggio. Vediamo se Gennari trasforma la prima meta dell'incontro della Rugby Reggio, la trasforma, e allora 16-17, risultato fino a questo punto perfettamente giusto per quello che si è visto in campo, veramente identificabile. Bene, come chi ha cominciato. Palla recuperata da Reggio su un errore del lancio del neo entrato Lucardi, e allora Reggio addirittura che attacca dalla profondità, trova parete che avrebbe anche la superiorità numerica largo da esplorare, non la esplora, viene placcato, portato a terra, arriva il sostegno. Adesso Reggio forse ha una possibilità di liberare un pochino più semplice. Rodriguez trova Visagì a metà campo, viene placcato, portato a terra, e adesso forse Rodriguez può davvero sbagliare il piede oppure saltare tutti uomini e giocare adesso a sinistra. Ferrarini che ha Costella aperto sulla sinistra, lo esplora adesso Costella, step interno, arriva il placcaggio adesso di Calvisano, che però fa molta fatica a recuperare la posizione in difesa. La difesa di Calvisano adesso molto più lenta a rischierarsi e non positiva sull'uno contro uno, tant'è che Reggio avanza con un altro ball carrier. Allora Rodriguez a giocare sui Nuola, che trova un riciclo molto buono per Rodriguez, che però ha il pallone conteso, allora va per terra. Adesso c'è una pulire, pallone mantenuto, Rodriguez per il suo numero 12, che fa un buon riciclo verso Gennari, che mantiene il possesso perché lo tocca col piede. Calvisano prova a mettere le mani su quel pallone, forse adesso Giarac non si possono più mettere, sarebbe anche calcio di calcio di punizione contro Reggio per tenuta a terra. Io non riesco a condividere, Allora, teniamo presente che dopo 30 punti abbondanti segnati, 30 punti nel primo tempo, non c'è ancora stata una sola marcatura nel secondo. Questa secondo me è una partita in cui il primo che segna la vince. Finita perché Mortali va in touche, e allora Reggio porta a casa un punto di bonus ampiamente meritato, lo possiamo dire. Luciano, Reggio non ha rubato niente, e se avesse vinto la partita forse nemmeno avrebbe rubato niente. Questo è un punto di bonus di cui Reggio può accontentarsi. In questa serata magnifica, perché bisogna dirlo che è stupenda, in questa location qui a Montenetto, giusto? Vi ringrazio e buon rugby a tutti. Thank you.